La squadra mobile di Pesaro e il commissariato di Urbino ha arrestato tre cittadini marocchini già noti alle forze dell'ordine, rispettivamente di 35, 43 e 51 anni, in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di hashish e cocaina in concorso tra loro. Le indagini sul territorio provinciale hanno consentito di acquisire notizie circa l'esistenza di un fenomeno di spaccio di hashish con il coinvolgimento di un 51enne marocchino residente nella zona di Cagli. Ieri, 9 maggio, i poliziotti, durante un servizio di pedinamento dell'auto condotta dal sospettato, hanno capito che poteva essere in possesso di sostanze stupefacenti e hanno così deciso di bloccarlo. Il marocchino ha consegnato agli agenti un involucro che teneva nascosto negli slip con circa 176 grammi di cocaina. Ma la vera sorpresa è arrivata nell'abitazione del 51enne. I poliziotti hanno individuato due suoi connazionali, rispettivamente di 35 e 43 anni, il primo clandestino ed il secondo residente nella zona di Bergamo. Ma nella perquisizione gli agenti hanno trovato e sequestrato circa 2 kg di hashish, oltre ad un'ulteriore dose di 2 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e la somma di 890 euro ritenuta probabilmente il provento dell'azione di spaccio. I tre uomini così sono stati di conseguenza arrestati e portati nel carcere di Villa Fastigi in attesa della convalida da parte dell'autorità giudiziaria urbinate.